Weekend ricco di adrenalina per i bolidi del campionato italiano GT tra i veloci curvoni del Mugello. Divisa in due gare, la prima è andata alla coppia Cioci Perazzini nella categoria GT2, mentre sulla GT3 doppietta per Audi con Capello Giraudi e Albuquerque Bonanomi sugli scudi. Nella gara finale il successo è andato alla Porsche GT3 dell'Auto Orlando di Roda Lietz sulle due Ferrari di Rugolo Cirò e Mugelli Palma. Gara 1, GT2, GT3. Al via Cadei partiva velocissimo scavalcando il Poleman Cioci. Terzo era Rugolo che precedeva Montermini e Gattuso, primo della GT3 davanti a Lietz. Al comando il pilota della F Corse imprimeva alla gara un ritmo forsennato guadagnando subito su Cioci, mentre Montermini si faceva sotto nei confronti di Rugolo che, al settimo passaggio, era costretto a ritirarsi per la rottura del semiasse. Nella GT3 intanto si accendeva la lotta al vertice con Gattuso che riusciva a rintuzzare gli attacchi di Lietz, mentre due piloti di Audi Sport Italia, Albuquerque e Capello, controllavano le loro spalle. All'undicesimo passaggio si apriva la finestra sui cambi pilota, che regalavano a Perazzini, subentrato a Cioci, la testa della corsa, davanti a Garofano, succeduto a Cadei. Anche la GT3, dopo le penalizzazioni in tempo previste dal regolamento in base ai risultati di Imola, registrava un cambio di leadership con Giraudi, che aveva rilevato Capello, al comando davanti a Bonanomi, succeduto ad Albuquerque, mentre Roda, che aveva perso il volante da Lietz, retrocedeva in terza posizione. Al diciottesimo passaggio Garofano, in crisi di gomme, doveva cedere la seconda piazza a Moncini, rientrando poco dopo ai box per la sostituzione degli pneumatici. Il portacolori della Villorba Corse, invece, iniziava una fase di avvicinamento al leader Perazzini, che aveva il suo esito positivo al 22° passaggio, quando, dopo un deciso contatto con il suo avversario, riusciva a passare al comando. Nella GT3 invece le posizioni non cambiavano fino all'ultimo giro, quando alle spalle dei due portacolori Audi, Giraudi e Bonanomi, Roda doveva cedere la terza piazza a Labio dopo un'uscita sulla sabbia in seguito ad un contatto con Garofano. Sotto la bandiera a scacchi Moncini andava a tagliare il traguardo per primo davanti a Perazzini, ma la direzione corsa decideva di penalizzare il pilota della Villorba Corse di 10 secondi per il precedente contatto col pilota veronese, facendo retrocedere così sul secondo gradino del podio proprio lo stesso Perazzini. Terzo assoluto e primo della GT3 concludeva Giraudi davanti al compagno di squadra Bonanomi e Lavio, mentre Valentini faceva sua un'ottima terza posizione nella classe GT2. Nella seconda gara della giornata Mappelli e Mancini si sono imposti nella classe GT Cup davanti a Bocellari, Golsen e Baccani Bellini. Nelle classifiche delle singole classi i leader della GT2, Moncini e Montermini a quota 110, precedono di 8 punti Mugelli e Palma. Gianluca Roda si conferma al primo posto della GT3 davanti a Bonanomi ed Albuquerque, mentre nella GT Cup Moncini e Mappelli conducono con 16 lunghezze di vantaggio su Fratti e Caffi. Nella GT4, infine, Alberghini e Orsero sono sempre primi a quota 54 punti. Ecco a voi la seconda manche della GT2-GT3. Al via di gara 2 Cirò sfruttava al meglio la pole conquistata in prova e si portava subito al comando precedendo Garofano, Palma, Moncini e Bontempelli, leader della GT3 davanti a Bonanomi e Roda. Nei primi giri Cirò allungava con decisione sugli inseguitori. Nelle retrovie Perazzini, ottavo, si insabbiava, mentre Roda scavalcava Bonanomi e si portava al comando della GT3 dopo il rientro ai box di Bontempelli, incappato purtroppo in una irregolarità sulla griglia di partenza. Alla sesta tornata Garofano andava dritto alla curva Bucine, lasciando il secondo posto a Moncini, ma il portacolori della Villorba Corse doveva cedere la sua piazza a Palma nel corso del passaggio successivo, poco prima del desciapamento di un pneumatico della sua vettura. Il pilota della Villorba Corse rientrava lentamente ai box per la sua sostituzione, ma doveva abbandonare ogni velleità di salire sul podio. Ad approfittare della situazione era Roda, che si portava in terza posizione assoluta davanti a Bonanomi, secondo della GT3, Valentini, Lavio e Giraudi. I cambi pilota non modificavano le posizioni e, al rientro di tutte le vetture, Rugolo, subentrato a Cirò, si confermava al comando davanti a Lietz, che aveva preso il volante da Roda, e Mugelli, succeduto a Palma. Ma, implacabile, iniziava la rimonta di Lietz che, giro dopo giro, guadagnava decimi preziosi al suo avversario. Nella GT3, intanto, Capello lasciava la terza posizione di classe a Gattuso, che negli ultimi giri andava a prendere la scia della vettura di Albuquerque. Al 24° giro Lietz, con un bel sorpasso all'esterno della curva San Donato, passava con
condurre su Rugolo, Mugelli, Dalle Stelle, mentre il secondo posto della GT3 se lo giocavano all'ultima tornata Albuquerque e Gattuso. Sotto la bandiera scacchi, Liez andava a conquistare la vittoria assoluta davanti a Rugolo, Mugelli e Dalle Stelle, mentre Gattuso, quinto assoluto, sfilava negli ultimi metri di gara ad Albuquerque, il secondo gradino del podio della GT3. È andata bene, diciamo che complimenti intanto a Montermini e Moncini perché andavano veramente forte oggi, ne abbiamo faticato un po' col setup da gara, speriamo di sistemarci bene in gara 2, è andato tutto bene, comunque una vittoria è sempre importante anche per il morale, insomma ci voleva. È andata direi bene, eravamo preoccupati Gianluca ed io perché avevamo visto già dalle prove libere, prove ufficiali, che eravamo veramente carenti in velocità massima e questo problema l'abbiamo anche avuto in gara. Poi grazie comunque a una condotta, forse siamo stati la coppia più costante, diciamo, come tempi sul giro e le penalità dei nostri avversari hanno fatto sì che potessimo vincere questa gara, che per me sulla carta forse era la più difficile, e quindi doppia soddisfazione. Sono molto contento, quest'anno ci avevamo provato, ce la meritavamo, non siamo usciti tanti problemi, adesso abbiamo evitato molto bene, abbiamo gestito la macchina, Fabio è stato bravo, abbiamo evitato gli incidenti e il team è stato bravissimo, ha fatto una macchina molto veloce. Direi che è andato tutto benissimo, siamo partiti in pole, la macchina era perfetta, abbiamo preso un bel margine nel primo stint di gara, poi Guido è stato bravissimo nel secondo stint a non sbagliare niente, portare la macchina in fondo, direi che è una giornata perfetta. Bene, bene, abbiamo fatto una bella gara, la macchina all'inizio con le gomme ho cercato di preservarle il più possibile, anche perché sapevamo che questa pista consumava un po' troppo. Consegnato la macchina con buon margine, lui ha fatto un ottimo lavoro dopo. Grazie. The race was perfect. I'm very happy with the team, very happy with Gianluca. He has a very good start and he had an incredible stint and at the end I just had to finish the race and keep the position. Also the fight with the GT2 car was very nice. He was a little bit slow, I think. The tires went down a lot for him and I could follow him and at the end was able to pass, so it was a perfect weekend for us and I'm very happy. E la gara è andata bene, sono partito bene, però gli altri in rettilineo vanno decisamente più forti di noi, soprattutto in questa pista dove il rettilineo è molto lungo. Quindi quello che perdevo in rettilineo dovevo recuperarlo in curva e non era facile. Mario andava molto bene, sono contento di aver fatto il giro più veloce, che dimostra che siamo ancora i più veloci, e dopo la pole di ieri, e Fabio ha fatto il suo lavoro, quindi ringrazio tutto il team e gli sponsor. Ma non ci sono stati grossi problemi, Marco mi ha lasciato una vettura efficientissima e con un grande vantaggio, a parte la 430 di Ferraris, della Linossi, appena sono riuscito a superare al secondo giro quella vettura che era in testa, mi sono tranquillizzato, girando su tempi di tutta tranquillità, e non c'è stato assolutamente nessun problema, salvo questa carenza di velocità sul dritto che con molte vetture abbiamo accusato. Per il resto la macchina andava veramente molto bene.